secoli di pensiero filosofico, filosofico umano gettati al vento da quello che la gente chiama religione, che sono favole adattate a diverse popolazioni e ognuno vuole che tu, di solito, a parte rare casi e eccezioni tipo l'ebraismo, che tutti seguano la loro religione perché la religione in quanto tale è assolutista. Se io sono convinto che sto facendo la cosa giusta, è ovvio che tutti gli altri stanno facendo la cosa sbagliata. La religione in quanto tale presuppone l'idea di un essere non creato, che ha creato tutto e che è la giustificazione di qualsiasi cosa succeda, di cui noi non sappiamo il motivo logico, razionale, scientifico. La religione si basa sulla sospensione voluta della razionalità che si chiama fede, cioè una parola che praticamente è riuscita, questo stratagemma di inventare questa parola, a eludere ogni discorso razionale per lo stesso fatto è fede. La religione si basa su nostre debolezze, sulla continuità sul non passaggio all'età adulta, cioè il dover accettare che la nostra realtà dipende da noi, ci sono cose che non dipendono da noi, sono del tutto casuali e queste cose del tutto casuali possono essere molto spiacevoli. Tipo una malattia incurabile, la morte di qualcuno, la nostra morte accidentale, la perdita della nostra libertà, della nostra libertà economica, tantissime cose molto gravi ci possono accadere e in quel momento siamo deboli perché non abbiamo più i nostri genitori. Non c'è una figura che ci possa aiutare. In alcune cose dovrebbe esserci lo stato sociale, ma stanno smantellando anche quello, e per altre cose non c'è. Non si è trovata cura per alcune malattie, non si è riusciti a debellare la povertà, le guerre, le ingiustizie sociali, i pregiudizi, qualsiasi cosa, che in un mondo ideale tipo quello di Star Trek, dove casualmente, non casualmente, nelle prime due serie non si parla mai di religione. In alcuni episodi si mette in evidenza alcune incongruenze della religione, salvo poi Voyager introdurre una certa spiritualità, sciamanesimo con un personaggio. Comunque, in un mondo ideale, e che dobbiamo costruire su questa terra perché non c'è la sicurezza che ce ne sia, che ci sia data un'altra possibilità. Tutte queste cose che ci possono accadere possono essere sconfitte soltanto da che cosa? Dalla nostra razionalità, esattamente quella cosa che la religione tende a far scomparire. Quindi non ci si può appellare a delle preghiere, a dei voti, ma perché un aereo non cada, ci si può appellare al fatto cosa che si è fatto tutto quello che umanamente è possibile e prevedibile affinché questa cosa non succeda. Quindi è inutile pregare perché non arrivi un tifone. Credo che sia umano in certi momenti, oddio, speriamo che non succeda, speriamo che non succeda. Come se la nostra volontà potrebbe. Poi ci sono gli studi, delle cose, però non è stato dimostrato. Come se la nostra volontà potrebbe
il nostro volere fortemente una cosa possa influire sul mondo fisico, no? Quindi come se l'insieme di milioni di persone che pregano verso una cosa possono. Allora, non c'è stata finora una correlazione fra la quantità di preghiere verso un Dio. Seconda cosa che volevo dire, spesso in queste discussioni su Facebook, su Dio, c'è questa idea, prova che Dio non esiste. Cioè, questa gente crede di fare dei discorsi razionali, ma sono discorsi assolutamente assurdi. È come se uno, io fossi, non so, fossi uscito di casa, avessero ammazzato uno a Laurentino. Io quel pomeriggio non so dove stavo, ma non ho nessuna correlazione con questa cosa qui. Mi premono il primo per strada e dire: dimostra che non sei stato tu. La maggior parte delle cose che succedono non c'è una dimostrazione. È come dimostrare che un personaggio scritto in un racconto non è mai esistito. Come si fa a dimostrare? Si può dimostrare che è esistito, ma non che non è mai esistito. Si è pure cercato di dimostrare che Gesù non è esistito, ma proprio perché, essendo, in quel caso essendo una figura di spicco, ci dovrebbero essere prove o attestazioni, e non ci stanno. Ma non si è arrivato alla dimostrazione al 100%, come dire, è molto più facile dimostrare l'esistenza di una cosa che la non esistenza. Allora io, di qualsiasi cosa, se succede un delitto, non è che sì, tutti in Italia 60 milioni di persone devono dimostrare che non sono stati loro. È un discorso stupido. Quindi è a seconda cosa, la maggior parte di questi discorsi sulla religione sono incentrati sull'esistenza di un essere, l'esistenza di Dio, quando la maggior parte delle religioni si coniugano in una serie di dettami che non hanno niente a che vedere con solo il fatto che esista un Dio. Il problema è cosa Dio dice di fare e cosa, come interviene dal mondo. Perché la mia idea è che se esistesse un Dio che corrispondesse al nostro visione di Dio, che è sicuramente dettata dalla nostra limitatezza, perché se esistesse un Dio è nei nostri confronti, come noi siamo di fronte alle formiche. Un essere del genere che si dedica a stermini, a vendette, come leggiamo nella Bibbia, a favorire un popolo a discapito di tutti gli altri, è un Dio che è la perfetta rappresentazione della, scusate, dell'oscurità dei tempi, in cui c'erano schiavi, in cui c'era occhio per occhio, un Dio vero, secondo me, non condanna una persona alle fiamme eterne solo perché non gli ha leccato il culo durante la vita, e soprattutto se non l'ha durato, quando esistono tantissime religioni in contraddizione fra loro, e quando non c'è stata una diretta volontà di Dio di essere adorato, ma soltanto dei libri scritti nella notte dei tempi, pieni di contraddizioni, pieni di norme che adesso consideriamo immorali, e basta. Dio non è apparso potrebbe adesso,
Se è onnipotente, come... Ah, onnisciente. Perché non è sceso adesso, quando ci sono le telecamere. C'è internet. Qual è il miglior modo di dirci quello che vogliamo fare adesso? Pare che invece no. Non dà prove di esistenza e ci vuole all'inferno se non crediamo in lui. E secondo ogni religione, se non credete in quella che è quella giusta, andate all'inferno lo stesso. Ovviamente, un tale truffa psicosociale può essere perpetrata solo se si parte a indottrinare i bambini quando cominciano a parlare e a avere intendere. Si crea un condizionamento sociale molto forte. È difficile contraddire una cosa se tutti fanno un'altra cosa. L'ho fatto degli studi, anche se quella cosa che fanno gli altri evidentemente è chiaramente sbagliata. Se tutti in una stanza si girano tutti a destra, vedete che dopo un po' vi girerete voi anche a destra. Non sai perché, non sai per come, ma tutti lo fanno, lo fai anche tu. Molto difficile. Ovviamente, nonostante tutto ciò, gli uomini sono dotati di un cervello, una razionalità, c'è sempre qualcuno, sin dalla notte dei tempi, sin da Socrate, che si è opposto a questo condizionamento sociale basato sul nulla di concreto, che è la religione. Io non so se esiste, non esiste, io so soltanto che nella misura in cui non dà prove concrete della sua esistenza, non c'è nessuna differenza. Quindi cosa possiamo fare in assenza? Dobbiamo comportarci come se non ci fosse. Non possiamo inventarcelo soltanto perché... Se c'è e non dà prova della sua esistenza, dobbiamo noi crearcelo. Non mi sembra giusto. Le contraddizioni che senso ha la nostra vita? Questo è il problema. Che senso ha? Senza Dio? Bisogna farcene una ragione. Così siamo. La cosa migliore è accettare la realtà e poi su questo lavorarci. Ma il fatto che molta gente ha già, con la scusa che c'è Dio, messo i remi in barca e non lotta per trarre il massimo da quel tempo che è sicuro che possiamo stare su questa terra e oltre il quale è sicuro che non ci siamo. Si rischia di rovinare l'unica chance che abbiamo, singolarmente e come umanità, in nome di nulla, in nome di un essere che, ripeto, è la proiezione delle nostre debolezze, delle nostre speranze, e indica che l'umanità non è passata allo stato adulto. Come un bambino smette di credere a Babbo Natale, come un bambino a un certo punto capisce che i genitori non sono quegli esseri perfetti e infallibili e protettori come lo vede un bambino, ma si rende conto che in realtà è un'altra. La nostra società si è creato il padre, non a caso si dice padre, Dio padre, padre che sei nei cieli. Perché è costituito una figura paterna che a un certo punto può morire, invecchiare, ci accorgiamo che è una figura umana e sostituiamo con una specie di droga mentale che è Dio.
E poi c'è il fatto che la gente si sente legittimata perché sta dalla parte di Dio, quindi dietro a che cosa? Il più grande protettore che possa esistere. Quindi si sente in dovere, diciamolo, di rompere i coglioni a tutti. Mentre un ateo, posso dire la mia opinione, ma non è il fatto che gente che crede. Non mi fa pensare che queste persone, oltre al danno che fanno a se stessi o alla società, introducendo un elemento di irrazionalità, introducendo fanatismi, non mangiare il maiale, non mangiare la mucca, se non mangiate un animale, non mangiatelo per motivi salutistici, non per motivi del cazzo. Dio dietologo, ma insomma. Ma noi non pensiamo che queste persone brucino nel fuoco eterno. Assolutamente no. Non vanno incontro alla punizione divina. Loro invece pensano questo di noi. Quindi la situazione è completamente sbilanciata. Da una parte ci sono persone che giudicano altre per il comportamento e per la razionalità e per eventuali cose negative, dall'altra ci sono persone che pensano che noi siamo indemoniati, crediamo al demonio, a parte uno che è ateo, non credo al demonio, ma che è stato il demonio a introdurre questa cosa qui, che siamo persi perché siamo lontani da Dio, quindi saremo sempre tristi. Ma non mi risulta da nessuna parte che certo essere ateo può comportare essere soli con se stessi, senza sperare, o in certi momenti è umano sperare, però nell'insieme, non credo che gli atei, tutti gli atei hanno un fattore, hanno di solito una certa maturità e razionalità che l'aiuta in molte situazioni. E molte volte prendono provvedimenti prima perché non pensano che ci sarà un altro essere che all'ultimo momento li salverà, a cui si potrà pregare. Lo so, poi nel momento che ti prende una malattia, questo e quell'altro, c'è pure chi non lo fa neanche nell'ultimo momento, però è un appello a un essere, ma non è un appello a una religione con certi dettami. Io non, posso pure capire che uno ci speri, no? Che ci sia. E in qualche momento faccia appello, credendo, non essendo sicuro che esiste. Ma poi da qui, andare in chiesa, accendere il lumino, confessarsi a un prete, fare il digiuno, guardare la Santa Messa, comprarsi i santini, andare a Medjugorje, parlare dei miracoli di questo e di quell'altro, sanzionare quello che deve essere morale e immorale, ce ne passa molto. Ecco tutto questo aspetto. Bene, e purtroppo io dico, il percorso di razionalità per cui io sto seguendo una serie di dettami, una serie di cose basate sul nulla. Io non so se c'è Dio, ma nell'assenza di prove non posso crearmelo perché io ci spero che esista, ok? E non posso inventarmelo soprattutto. Discutere con persone del genere non porta a niente. Si può metterle in cattiva luce e ridicolizzare nei confronti degli altri. Man mano che la religione perde di questa aurea di non essere toccata, e affermare di essere religioso non è più un sintomo di essere una persona brava, ma semplicemente una persona che
ha deciso di seguire una cosa probabilmente non vera di cui non c'è nessuna prova, e non per questo non deve pagare le tasse, o certi istituti sono facilitati, o certe cose andate in America, il business della religione è enorme. Non parliamo proprio dei ciarlatani che fanno cadere in trance le persone, le toccano e cadono, è tutto un meccanismo psicologico da parliamoci chiaro, da ipnotizzatore, quello è pienamente in modo diverso, ma insomma. Quindi io sono perfettamente lo dico, e rompo un po' i coglioni, lo dico, perché ci hanno rotto i coglioni per millenni, ce li rompono, ce li sfracassano ogni giorno. Tutti i modi di dire Dio non voglia, grazie a Dio, Dio salvi quello, Dio salvi, c'è sempre in mezzo, da tutte le parti. Avete rotto i coglioni. Avete rotto i coglioni. E